Cari amici, buon pomeriggio. Direi che questo 1-2 velocissimo di pay-per-view SummerSlam e nella notte passata a Payback, la WWE ha fatto centro perché già SummerSlam ci aveva regalato grandi emozioni, ma per quanto riguarda Payback sono altrettanto soddisfatto e contento. Andiamo quindi a dare i risultati a mio breve, una mia breve opinione su ognuno di loro. Per quanto riguarda il pre-show, non l'ho guardato, ma nel risultato la Riot Squad, Ruby Riot e Liv Morgan hanno battuto le iconiche Billie Kay e Peyton Royce in 9 minuti. Nel primo match inaugurale proprio del pay-per-view, Bobby Lashley è riuscito a strappare dalla vita di Apollo Crews il titolo degli Stati Uniti, anche grazie però all'aiuto di MVP e Shelton Benjamin. Ma a parte questo, Apollo Crews ha venduto cara la pelle nonostante la sconfitta in 9 minuti e 30 secondi. Anche Big E contro Sheamus è stata una sfida abbastanza equilibrata e voglio dire, anche qui gli atleti, ma in generale in tutte le sfide, nessuno si è risparmiato, Quindi in una dozzina di minuti Big E supera Sheamus in questa sua corsa in singolo che vedremo fin dove lo porterà. Matt Riddle che ha battuto King Corbin finalmente, tanto lo avevo pronosticato e così è successo in 10 minuti e 55 secondi. Davvero bel match, complimenti ad entrambi, però vorrei dire io la WWE a sto punto fateli togliere dalla cabeza la cintura da re a Corbin perché insomma ormai è passato di acqua sotto i ponti come Re Corbin, quindi può bastare così secondo me. Poi Shayna Baszler e Nia Jax hanno finalmente, e sottolineo finalmente, strappato le cinture di coppia femminile a Bayley e Sasha Banks, una Bayley e Sasha che sembrano essere ancora più in contrasto e chissà quando potremo vedere una sfida uno contro l'altra, staremo a vedere. Quindi Baszler e Nia Jax, nuove campionesse in 10 minuti e 20 secondi. E che altro dire per esempio su Keith Lee contro Randy Orton che a questo punto ragazzi un debuttante che comunque è stato campione di NXT seppur per poco, è un po' di più nordamericano a battere una leggenda come la Vipera, l'Apex Predator, il Legend Killer. Randy Orton in soli 6 minuti e 40, ovviamente ora bisognerà capire come mai è stata fatta questa scelta di un minutaggio diciamo così scarno, diciamo, visto che sono sempre quasi 7 minuti, però certo Keith Lee ha una sua forza, Randy Orton ha anche la sua stazza, quella potrebbe essere una delle spiegazioni. Sperando ovviamente che Randy Orton non sia infortunato, ma spero di no. Comunque, di nuovo, complimenti a Keith Lee per la sua vittoria in debutto in un pay-per-view del main roster. Pre-main event Dominic Mysterio e Rey Mysterio che alla faccia del Messia Buddy Murphy hanno vinto in 16 minuti, quindi un quarto d'ora bello abbondante. E credete, Dominic, a distanza di una settimana, già ho visto che sta continuando a crescere. Piano piano, piano piano. Vabbè, in questo 2020 forse sarà un po' difficile, ma
Nel 2021 potrebbe avere anche la soddisfazione di vincere qualche titolo, magari secondario, perché ovviamente si sa, per arrivare a vincere un titolo massimo, oltre che ovviamente della qualità che deve avere, sappiamo anche un po' della simpatia di Vince, della dirigenza, però insomma. Certo, non ha bisogno di presentazioni il figlio del beniamato compianto e di guerriero, però come si dice, tempo al tempo. E pensate un po' che il premier event, quindi Dominic Mysterio contro Rollins e Murphy, è durato ben quasi 4 minuti in più rispetto proprio al match che ha concluso l'evento speciale dove. Vi spiego, la contesa del No Holds Barred Triple Threat Match per il titolo universale era iniziato con solo i protagonisti The Fiend e Braun Strowman. Oh, Roman Reigns non era lì, no? Magari si era, cioè stava diciamo dietro le quinte, al backstage con Paul Heyman. Sta di fatto però, per come hanno costruito il match, ovviamente in così poco tempo, The Fiend e Braun Strowman sono arrivati a fare un volo di quali straordinari dal paletto, quindi con il peso che hanno entrambi, il ring è un po' imploso, decollato, quindi Roman Reigns è entrato, ha approfittato della situazione, anche se ha schienato The Fiend e Braun Strowman e non è riuscito a chiudere la sfida, ma senza poi tanti grovigli, cioè senza poi tante difficoltà, una volta diciamo colpito in maniera perentoria con una spear Braun Strowman, finalmente il nuovo Paul Heyman guy, il Believe That, il Big Dog, il Mastino, riesce a conquistare quella tanto famigerata cintura di campione universale che doveva essere sulla sua spalla già a partire da WrestleMania. Ma ora non importa, tanto ce l'abbiamo di nuovo con noi Roman Reigns. Quindi, insomma, ormai appunto aprile è passato, siamo contenti di qui. Certo, posso essere anche del ragionamento come chi magari aveva a molto di buon occhio The Fiend, che però ricordiamo non è stato schienato da Roman Reigns, e quindi il discorso è aperto ad una sfida prossima futuro, può darsi anche a Clash of Champions il 27 settembre tra Roman Reigns e The Fiend, perché appunto lo schienamento è stato preso da Braun Strowman, che a questo punto vedremo venerdì a SmackDown cosa succederà a Braun Strowman, ma soprattutto Alexa Bliss, che anche lei era nel backstage con questa sorta di trecciolino, tipo The Fiend, che chissà può essere qualche indizio, ma dobbiamo capire ancora meglio la situazione. Quindi, insomma, per quanto riguarda i minutaggi, sono match non troppo lunghi. Ma anche se Dominic Re Mysterio contro Seth Rollins e Buddy Murphy è durato 16 minuti, però per chi ha visto il pay per view, si guarderà il pay per view, si guarderà la sintesi, secondo me ne valsa la pena. Anche perché vi dico questo: Seth Rollins e Buddy Murphy alla fine si sono guardati un po' in cagnesco, quindi. E per questo, come vi dico sempre, a noi non ci resta che rimanere sintonizzati per continuare a capire cosa succederà nella prima puntata post pay per view, post buyback, già dalla notte tra oggi e domani con Monday Night Raw. Quindi dal vostro caro Nicola De Lucia è tutto.
Gran bel pay-per-view, gran bella doppietta SummerSlam, Buyback, un saluto a voi tutti e alla prossima. Mi raccomando, sempre viva e forza la WWE perché è stata e rimarrà sempre la federazione di pro wrestling numero uno al mondo. Quindi saluti a tutti e ciao!